and tin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Le vetrine si abbelliscono di fascino e raccontano la storia del mare, la storia del corallo. Manufatti di bellezza indescrivibile, creati per adornare il volto e il corpo delle donne. Una storia dalle mille sfaccettature che testimonia una cultura e una identità che si perde nella notte dei tempi. A Bari la settimana del corallo, l'ambito oro rosso dei mari del sud. La Soro si è fatta promotrice di questa iniziativa per enfatizzare il valore e la bellezza del corallo. Da sempre il corallo è riconosciuto come oggetto prezioso, anche perché si dice porti fortuna. Logan, l'esperienza della passione, accompagna il pubblico alla scoperta di un magico mondo legato alla gioielleria di cui la città di Torre del Greco è simbolo da secoli. Mitologicamente il corallo nasce dal sangue della medusa, quando Perseo tranciò la testa, il sangue scese in acqua e dette vita al corallo. In realtà richiama un po' i tre regni, il regno vegetale perché la sua forma richiama un po' quella delle alghe, sembra essere un minerale per la sua consistenza, ma in realtà appartiene al regno animale. Sei stata invitata con i tuoi gioielli a rappresentare il corallo in questa settimana dedicata a questo elemento. Lo utilizzi tantissimo, come mai? Allora, per me è stato un invito a nozze, perché io il corallo lo inserisco in tutti i gioielli, sia in inverno che sia nelle collezioni invernali che in quelle estive, perché io l'adoro, è un colore bellissimo e poi mi affascinano molto le forme così diverse. Non si riescono a trovare per esempio due rametti di corallo uguali. Mi affascina un po' la storia del corallo. Mi sono un po' informata e per esempio le donne dell'antica Roma utilizzavano il corallo per attirare l'amore, ma poi a parte questo è considerato un amuleto contro la cattiveria, contro l'invidia. Mi piace utilizzare il corallo sia in una forma classica come questo ciondolo, appunto con il cameo, questo topazio azzurro, o anche facendo delle semplici figure come i gufetti, i gattini e quindi inserire il corallo.